Abbiamo lavorato per avere una giustizia più efficiente e più vicina ai cittadini. Più sicurezza, pene più severe per chi commette reati, prescrizioni più lunghe e maggiori tutele per le vittime. Inoltre, meno processi e in tempi più rapidi. Queste alcune delle novità introdotte dalla riforma della giustizia penale approvata in via definitiva dal Parlamento. Vediamo nel dettaglio gli aspetti più importanti. Sono previste pene più severe contro chi commette il reato di scambio elettorale politico-mafioso, furto in abitazione e scippo, rapina ed estorsione. Cambiano le norme relative alla prescrizione. Si allungano i tempi per i reati di corruzione e induzione indebita, per i reati sessuali o di violenza in ambito domestico. Se la vittima è un minorenne, la decorrenza dei termini viene posticipata e scatterà dal momento in cui compirà 18 anni. Ma la novità è che la prescrizione per tutti i reati resterà sospesa per 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per altri 18 mesi dopo la condanna in appello. Estinzione dei reati. In alcuni casi, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno ed eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui commesso, il giudice potrà, dopo aver sentito le parti e naturalmente la persona offesa, dichiarare il reato estinto. Per quanto riguarda lo svolgimento dei processi, la riforma modifica la disciplina delle indagini preliminari e riduce i tempi morti fissando il termine di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi, per la decisione del pubblico ministero di chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. Il termine è invece di 15 mesi nei procedimenti per i delitti di mafia, terrorismo ed altri specifici gravi reati. Aumentano le tutele per le persone offese. Potranno chiedere informazioni sullo stato del procedimento che le riguarda dopo 6 mesi dalla data della denuncia e avranno più tempo per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini. Nuove norme anche in materia di impugnazioni penali e di riti speciali, tra cui il giudizio abbreviato e le sentenze di patteggiamento. Infine, le deleghe. Il provvedimento delega il Governo a intervenire sulle intercettazioni per trovare un equilibrio tra diritto alla riservatezza e diritto all'informazione. Sul casellario giudiziale, per semplificarlo e ridurre gli adempimenti amministrativi. Sull'ordinamento penitenziario, per adeguare le norme alle esigenze rieducative dei detenuti, anche attraverso le opportunità di lavoro e di volontariato, sia all'interno che fuori dal carcere. Maggiori tutele, infine, per le madri detenute. Una riforma, quindi, per avere sempre più una giustizia al servizio dei cittadini. Deputati PD, lavoro di gruppo per fatti concreti.